Sono quattro i ragazzi dell'Under 19 aggregati alla Valpigol per la sfida del 22 dicembre contro i Torino Bulls. Sono Paira, Lorenzo Martina, Cullati e Segatel. Prendono il posto di Bertin, Cordin, Guardiola e Penne, impegnati col Milano in Alps. Nell'unico precedente al Cotta Morandini, i Bulls sono stati sconfitti 23-1 e lo scarso pubblico sa bene che tipo di partita sarà. Ci mette appena 10 secondi la Valpigol per inaugurare il tabellino e lo fa con la linea delle meraviglie. Pozzi vince l'ingaggio, entra nel terzo offensivo, scarica su Canale che mette in mezzo, il portiere para e Silva mette nel sacco. È la rete più rapida della storia recente della Valpigol, ma è anche il gol più veloce della storia intera del Cotta Morandini di Torre Pellice. Il raddoppio è cosa fatta al minuto 1:44, ingaggio vinto in attacco, scambio dei difensori, il primo tiro di Martina colpisce Duran Varese che poi sottoporta, recupera il rimbalzo e mette sul primo palo, il portiere è battuto. Rivediamo da dietro porta il tocco di Martino, Duran Varese insiste la Valpigol, è un monologo e al minuto 3:40 è Pozzi che perfora il portiere con un tocco preciso sotto porta. Tra i più positivi della frazione c'è anche Davide Migliotti che segna in parità numerica 9:52. Poco dopo si fa male il portiere del Torino, cioè Davide Macario. Il 18enne viene colpito da una sassata scagliata da Eric Michelin Solomon, è un po' stordito, si toglie la maschera e poi chiede il soccorso dei sanitari. Non rientrerà più il 18enne, per fortuna niente di grave per lui, e c'è dentro il 28enne Sandro Battiston. Sarà buon protagonista, ma poco dopo però Migliotti in super rete numerica lo perfora, quindi con grande rapidità, siamo a 13:09. Comunque Battiston riuscirà a cavarsi in più occasioni, lo vedremo, insiste la Valpigol, c'è Rocca il tiro incrociato, in questo caso Battiston è piuttosto immobile, va poi a arrabbiarsi con il palo all'azione di Paira, uno dei boccia il suo tiro, lui è abituato a segnare molti gol anche con l'Under 19 dal basso verso l'alto, sorprende il portiere per la settima marcatura con cui si conclude il primo tempo. La frazione centrale sarà quella meno ricca di marcature e dire che la Valpigol va in gol piuttosto velocemente, dopo 94 secondi, con Pozzi che recupera un ottimo rimbalzo su conclusione di Andrea Tura, sempre positivo l'asiaghese sulla linea blu. Ingaggio in attacco per la Valpigol, siamo sull'8-0, c'è Silva, linea dei difensori, guarda in mezzo. Il passaggio è per il bibianese Rosso che devia, in porta ancora un'azione della Valpigol, ancora un gol. Con Rocca non trattiene il disco Battiston, questo è uno dei suoi limiti, e Rocca segna la sua doppietta, insiste la Valpigol in attacco, è davvero un momento molto favorevole, c'è uno dei boccia, ovvero Lorenzo Martina, che mette nel sacco, ma l'arbitro annulla il signor Basso, perché il bastone è alto, lo vediamo, forse proprio ai limiti, comunque gol annullato. Battiston, ottimo protagonista in questo caso, davvero bravo a respingere più volte contro la prima linea della Valpigol, lo vediamo sul ghiaccio, fa scorrere il disco fuori, ma la parte più difficile è questa qua, su Canale, solo, ha lanciato a rete, si distende sul ghiaccio, perde anche il bastone, ma è davvero ottimo protagonista di questo finale di secondo tempo e si va alla sirena. Rivediamo Sandro Battiston, protagonista di questo secondo tempo, davvero alla grande, nonostante i 10 gol subiti dai due portieri. 10-0 e siamo soltanto a 2/3 della partita. Terzo tempo, ingaggio vinto naturalmente dalla Valpigol, l'azione subito immediata con Rocca che dopo 1:57 segna, ma vediamo qui il giochetto di Davide Martina che recupera il disco finito sopra la rete e poi Rocca lo tramuta in gol l'azione. Ora entrano in pista anche i giovani e c'è Pietro Cullati, numero 42, che si toglie la soddisfazione di segnare assistito da un compagno, poi Pozzi per Canale, qui è un gol ormai abituale, quello di Pietro a Canale, saranno 4 a fine gara, ancora un boccia e questa volta è il numero 12 Davide Segatella a ribadire in rete, ha tutto lo spiraglio aperto, il portiere arriva in ritardo, siamo 14-0, il 15esimo invece è nuovamente opera di Pietro Canale, in power play fa tutto da solo, una serpentina non velocissima ma tanto basta per mettere a sedere il portiere e beffarlo con un tocco morbido all'incrocio dei pali.
Finalmente Simone Armand Pilon si merita la pagnotta con una grande, grandissima parata, doppia parata, ma è la seconda, quella davvero difficile, inspaccata, merita il replay, lo rivediamo. Davvero una parata da Serie A di Simone Armand Pilon, insiste la Valpigol, non e paga, e Pozzi in inferiorità numerica segna il 16° gol. Non è finita, Davide Martina, eccolo qui, ribadisce in rete dopo una parata del portiere Battiston, c'è lo schermo sul portiere, lo vediamo, non riesce a vedere, e infatti Martina ha buon gioco, non c'è il taglia fuori da basket, diciamo così. Ancora azione d'attacco della Valpigol, e questa volta è Pietro Canale che mette a sedere il portiere, è troppo facile, fa le cose facili, veramente, boom boom Canale. Rocca la parata del portiere, anzi no, il disco è entrato nell'incrocio dei pali e lo vede bene il signor Basso, anche dal replay è difficile da notare, ma comunque è il gol numero 19. Siamo nel finale, intervento difensivo di Silva che fa valere tutto il suo peso, Pozzi lancio lunghissimo per Canale che ancora una volta mette nel sacco, 20° gol, finisce così. Davide Segatel, una partita con gol, una partita da protagonista in serie IHL Division 1 con la Valpigol, una bella soddisfazione. Sì, sì, molto. È stata la prima partita, diciamo che un po' di tensione c'era, però ce la siamo cavata, quindi è andata bene. Anche per Pietro Cullati una partita importante da ricordare, da mettere nell'archivio della memoria. È un gol cercato, voluto, non casuale. No, no. Eh sì, anche per me è la prima partita di quest'anno con la Serie C. Soddisfazione per il primo gol. Ma sì, è stata una partita molto bella, molto combattuta e tanti gol sicuramente, quindi ci siamo divertiti, abbiamo giocato al massimo e sono felice di aver segnato. In Serie C è tutto molto più veloce, più tattico, anche più duro come avversario, essendo tutti molto grandi, tutti più grandi di noi, e quindi bisogna prepararsi oltre che fisicamente anche mentalmente, essere sempre in partita, quindi è più impegnativo della 19, anche se la 19 ha preso già un livello abbastanza alto come campionato. Non c'è un ritmo maggiore in 19, visto che siete tutti giovani? Il ritmo secondo me è quasi maggiore in 19 come pattinaggio, perché essendo giovani comunque si alza il livello, però di esperienza e livello tattico non c'è confronto, perché comunque sono tutti giocatori di grande esperienza e quindi sono molto più bravi nelle situazioni di gioco più tattiche.